Andrea Corsi, allora hai appena sfornato un tortino che unisce tantissimi sapori, però anche il San Daniele croccante è una parte importante. La parte principale, penso, è la rifinitura del mio piatto. Allora, qua oggi abbiamo fatto tortino agli asparagi IGP con una zabaiona al parmigiano, una zabaiona al parmigiano reggiano e alla fine sopra andrò a mettere questo San Daniele croccante per dare proprio la parte croccante al mio piatto. È un antipasto, niente, ho deciso di valorizzarlo così il nostro asparago IGP in questo modo qui, un antipasto molto semplice che si abbina insomma con le cose classiche, quindi le uova, il prosciutto, quindi sono rimasto sempre nel classico, in un abbinamento classico. Massimo Lorenzoni, filetto di orata, allora l'abbiamo infarinato, adesso in padella come procede? Adesso con il brodo di pesce che abbiamo prima fatto, ho fatto cucinare gli asparagi, adesso andiamo a cucinarli pochi minuti e il filetto sarà cotto, non ci vuole tanto e quindi dopo vediamo come sali cosa diranno. Quindi poi l'asparago invece è stato preparato? L'asparago è stato saltato, cotto con il brodo di pesce. Siamo arrivati al dolce, anzi ai dolci, anche se poi in realtà quello in gara è quello che stai tenendo in mano, la zuppa altedese. Allora, Maurizio Peccolo, come si realizza questa portata? Allora, viene realizzata creando uno zabaione di malvasia a cui viene aggiunto poi dell'asparago passato al setaccio e montato con lo zabaione. C'è pochissima gelatina di pesce all'interno, dopodiché viene preparato un pan di Spagna che viene bagnato con l'alkermes e viene preparato a strati. Viene lasciato riposare almeno 4-5 ore e viene decorato a piacere. Noi in questo caso abbiamo usato degli asparagi caramellati con la malvasia e uno spuntone di...